Grazie, buongiorno. Allora, sono le 7:52, adesso dovrò iniziare a uscire un po' prima. Dovrò iniziare a uscire un po' prima perché hanno cambiato il sistema con cui viene gestito il badging la mattina, quindi adesso se arrivo tipo alle 8:31 c'è quel quarto d'ora di scarto e me ne devo andare alle 5:45, che per me non ha senso, e quindi vorrei arrivare prima delle 8:31, chiaramente. Quindi mi ci vuole mezz'ora, parto tra 5 minuti e mi berrò il tè in macchina, non so cosa dire. Purtroppo. Ah, che freddo. Stamattina Nelly zoppicava ancora, cioè mi sto un po' spaventando che sia stata boh morsa da qualche bestia, non lo so, poverina. Ieri zoppicava tantissimo, quando ho smesso il video. Si è buttata a letto un pochino, poi alzarsi è stata tragica come scelta. Mamma mia. Devo comprarmi un po' di frutta piuttosto. Non ho finito tutto. La mia colazione ora equivale solo a quest'acqua calda. Cioè, non è colazione. Sì, vabbè, poi succhetto senza zucchero. Capirai. Devo comprarmi qualcosina, anche perché c'è solo. Devo comprarmi le fette biscottate o biscotti o qualcosa del genere. Biscotti sarebbero comodi per situazioni disperate tipo questa. Ragazzi, col nuovo regolamento è un po' una merda perché mi tocca partire prima e poi anche la pausa pranzo ci sono degli orari strani, se arrivi in ritardo di un minuto è come se fosse mezz'ora e insomma non mi piace, non mi piace, non è il massimo. Comunque, cosa succede? Adesso ho finito di lavorare chiaramente, visto che sono libero mi piacerebbe andare in palestra e approfittarne di questa rara occasione. Adesso torno a casa, vedo. Potrei andare in palestra, così ritorno, mi compro anche la colazione. Allora ragazzi, adesso mi preparo e vado in palestra. Perché non mi prendi mai? Vado in palestra, ne ho bisogno, così recupero anche. Recupero non so cosa, perché di la verità sono stato anche bravo che sono andato l'altro giorno, però meglio di niente. Come fa? Dove mi hai perso? Meglio di niente. Vabbè, quindi ragazzi, adesso quello, poi vado a farmi una spesettina e ho già dato da mangiare all'Anelli, poverina. Puorin. Puorin. Oggi ho anche fatto il bonificone da un conto all'altro, è stato terribile vedere così tanti soldi che se ne vanno spariti. Ora nel conto sono completamente pelato, infatti spero. Sono completamente pelato. C'ho giusto soldi per la spesa per un paio di settimane, ma mai stata così al verde, diciamo, proprio detta fuori dai denti. Allora, la borsa ce l'ho, zaino, cose. Ho tutto, dai, a posto, dai, andiamo. Ragazzi, io mi devo beccare assolutamente robe per la colazione, ancora dei biscottini, briochine. Succo ovviamente all'ananas, pigliato anche della cioccolata calda perché è il periodo giusto. Adesso devo prendere il latte. Vabbè, raga, a sto punto mi sono pigliato anche dei croissant, dai, buoni. Anche perché ho la marmellata in frigo, quindi dai, riempio così. Ok, ragazzi, arrivato con la spesetta. Iniziamo a mettere via un po' di roba. Oh, finalmente stiamo finendo sia le tisane che, come vi dicevo, il mio obiettivo era con calma di rendere meno saturo il frigo. Il mio obiettivo era di rendere meno saturo la zona adibita alle tisane, insomma, finirle, perché cioè, sono vecchie oramai. In primis, secondis, prendere i biscotti, ho preso anche il pane. E ho preso la cioccolata calda, insomma, adesso per le colazioni e post sera, così sono a posto. Allora, sacchetti ottimi per l'immondizia. Sono le 9:10, devo pensare a cosa cenare. Ho mangiato gnocchi,
A pranzo al ristorante ho mangiato gnocchi con gorgonzola, noci, primo, secondo, lonza di maiale col purè. Quindi potrei bermi del gin. Non so cosa posso mangiarmi effettivamente. Ho fatto uscire la Nelly perché poverina doveva sfogarsi, però ora mi sa anche troppo. La carne l'ho già mangiata ieri anche. Non so proprio cosa farmi. A parte con la gamba massacrata, oggi ho fatto un bel po' di esercizi tosti. Potrei farmi una mozzarella di bufala. Queste sono le cene importanti. Ah, dovevo comprare il tonno, mannaggia, mi sono dimenticato. Vabbè. Abbiamo pomodori? No? Allora, posso farmi mozzarella e uova? No, dai, che tristezza. Cioè, alici. Chiederò a ChatGPT, ragazzi, cosa fare. Cioè, potrei farmi un risotto, di la verità. Sempre che ci sia, perché forse è finito. Oh no, Lorenzo lungimirante che ne ha comprato tanto. Allora, mi posso fare il risotto. Ragazzi, per chi vive da solo, cioè sa benissimo quanto sia complicato pensare anche a cosa cenare, cosa farsi dopo una giornata così. Il risotto. Non so neanche se c'ho la cipolla. Che risotto voglio fare senza cipolla, mannaggia. Cioè, di la verità, avrei tipo già del soffritto già fatto. Comunque, ragazzi, il risotto stava sempre in corner, perché insomma puoi farlo in mille gusti diversi ed è abbastanza sano rispetto alla pasta, rispetto che la pasta, relativamente, dai. E mi viene sempre entusiasmo, anche se sono ormai le 9:30, piuttosto che mangiarmi wurstel e patate, come tra parentesi ho fatto ieri sera. E ci sta, più che apprezzabile. La Nelly è stata tutto il giorno qua, vieni giù! La Nelly è stata tutto il giorno qua da sola. E infatti quando sono uscito le ho lasciato, poverina, santo cielo, le ho lasciato la porta, vabbè, tutto chiuso ovviamente, ma la luce accesa, così almeno, dai, poverina, guarda qualcosa. Perché appena sono arrivato dal lavoro l'ho vista, era tutta un po' indolenzita, la vedevi come se appunto ho passato tutta la sera, cioè passato tutto il pomeriggio da quando c'è buio, e completamente al buio, e quindi insomma non il massimo. Comunque, ragazzi, adesso tra una decina di minuti il risotto dovrebbe essere pronto e da lì ci ingozziamo. Poi mi faccio, mi sa, una camomilla stasera, cioccolata calda, forse un po' troppo tardi, non so, vediamo dopo cosa mi ispira. Allora, ragazzi, facciamo che noi ci salutiamo, anche perché e vabbè, mi sono fatto la tisanina, giocato un pochino con l'anelli, tirato la pallina, e adesso sono quasi le 11, quindi mi sa che vado di là in camera, guardo un po' di cose al computer e poi ci siamo. Io vi invito, come al solito, ragazzi, se non l'avete già fatto, a mettere mi piace, almeno mi supportate un pochino in questo mio percorso quotidiano che mi porto avanti da più di 6 mesi, cioè, insomma. E noi ci vediamo domani alle 11, ragazzi.